di chiesa, conosci l'estate, io per un giorno, per un momento, corsi a vedere il colore del vento. Volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti, le strade. Poi scivolammo tra valli fioriti, dove all'olivo si abbraccia la vita. La tradizione della Chiesa è unanime nel riconoscere nell'annuncio dell'angelo a Maria e nella sua docile accoglienza l'inizio della storia della definitiva ed eterna alleanza, poiché è il momento in cui il Verbo si fece carne. L'Eterno attraversa le soglie del tempo e si fa storia. La missione di Gesù comincia già nel grembo della madre, ma appena nato vogliono ucciderlo e allora i genitori devono scappare dalla loro terra. Il secondo sogno di Giuseppe lo fa fuggire in Egitto. Giuseppe e Maria diventano migranti. Devono abbandonare tutto per far scampare dalla morte il proprio figlio. Vanno in terra straniera. Sono i migranti di oggi. Giuseppe affronta i problemi concreti della sua famiglia, esattamente come fanno tutte le altre famiglie del mondo. Come quelli dei migranti, coloro che, costretti dalle sventure e dalla fame, devono lasciare la patria a causa di guerre, odio, persecuzioni, miserie. Come hanno fatto tanti siciliani che hanno lasciato la nostra terra per cercare in terra straniera un futuro migliore. Non dimentichiamo che migranti siamo stati anche noi, verso un cammino di speranza. E il Padre è colui che custodisce, o peggio, che apre il cammino. Ebbene, come Giuseppe, il padre è colui che non soltanto provvede al bambino quando tutto va bene, quando tutto è facile, ma soprattutto quando le difficoltà sembrano avere il sopravvento sulla vita dei figli. Alla dolcezza della madre e alla debolezza del bambino, il padre contrappone la fermezza della sua presenza e dedizione. Giuseppe non ha giocato al ribasso, a tirarsi indietro, a puntare sulle proprie comodità e sicurezze, ma ha preso con sé il bambino e Maria, diventando così per loro un simbolo concreto, visibile. Sia in Egitto che a Nazareth, dove ritornano dopo la morte di Erode, Giuseppe educa e istruisce Gesù verso i valori della vita e fra questi il lavoro. Per 30 anni il Verbo fattosi carne vive del suo lavoro quotidiano, come Giuseppe gli aveva insegnato. Giuseppe ha pensato per l'avvenire del proprio figlio, proprio come tanti papà di oggi, nel marasma che è diventata la ricerca del lavoro e l'occupazione per i giovani, nella società moderna, globalizzata e tecnologica. Quante preoccupazioni, un futuro incerto e poi gli accadimenti che ti piombano addosso, le incomprensioni generazionali, difficile educare oggi, le crisi familiari che vanno ragionate per consentire ai membri di uscirne più cresciuti, più maturi. Il padre, il papà, deve essere una roccia, un porto sicuro da dove partire e da dove poter ritornare per accogliere le debolezze, le situazioni di fragilità, di precarietà, evitando lo scoraggiamento. Di fronte alle difficoltà ci può essere l'atteggiamento di chi abbandona il campo, oppure l'atteggiamento di chi in qualche modo si ingegna. Giuseppe è l'esempio di chi si impegna, di chi deve darsi da fare. Pensiamo in questa pandemia come tanti papà che hanno avuto problemi con il lavoro, si sono ingegnati in altri modi, in altre modalità per garantire una vita normale ai figli, alla moglie.
tra mille difficoltà della nostra società del consumo, tra l'amarezza delle nuove povertà, l'ansia del domani nella dura esistenza con la precarietà. Ogni anno il Natale è un punto di luce. Case, strade, vetrine illuminate ce lo ricordano, ma non svelano ciò che significa. Per molti è solo un tempo di vacanza, e fare dei regali o attendere di riceverli. Alcune persone potrebbero dire che è la festa per ricordare la nascita di un uomo di nome Gesù, il Cristo. Per altri il Natale è semplicemente il compleanno di Gesù. Ma qual è il valore del Natale? Ci scambiamo gli auguri, ci diciamo buon Natale, senza sapere spesso cosa ci stiamo augurando. Per questo la festa del Natale può trasformarsi in pura formalità, una semplice e ripetitiva tradizione vissuta in modo superficiale e mondano, come un'usanza che si ripete. È bene ricordarci che Natale significa nascita. Augurandoci dunque buon Natale, ci auguriamo buona nascita. Ogni giorno dobbiamo ricordare a noi stessi che ci vuole vita per amare la vita. La molla della vita è caricata di continui cambiamenti. In questo tempo in cui siamo proiettati a realizzarci esternamente, è bene accogliere un po' di vuoto, di silenzio. Per nascere di nuovo non si deve fuggire da se stessi, ma accettare cadute e fallimenti. Il nuovo sorge sempre su ciò che siamo stati, anche se di quel passato in alcuni casi restano solo macerie. La vita partorisce di continuo, bisogna seguirne il ritmo. È un continuo morire di vecchi equilibri, modi di pensare, atteggiamenti, per stimolare la mente e il cuore a rinascere con nuove scelte, nuove motivazioni, nuovi interessi. Augurandoci dunque buon Natale, ci auguriamo buona nascita. Ogni giorno dobbiamo ricordare a noi stessi che ci vuole vita. Natale è il ritrovarsi in famiglia, attorno alla tavola, dove ritroviamo anche il senso e il bisogno di appartenenza che ci aiuta a superare la solitudine. Fare casa è anche la bellezza e la gioia di raccontarsi, per condividere le esperienze e il cammino compiuto. Essere casa è avere cuore e mente attenti con chi ti vive accanto. Siamo consapevoli di quanto sia stata importante in certi momenti la famiglia, perché forse da soli non ce l'avremmo fatta. A Natale addobbiamo di luci le nostre case, che toccano l'intimo dell'uomo, perché la luce è simbolo di amore e di pace. Tutti abbiamo desiderio di pace. Apriamo il nostro cuore alla vera luce, la luce che può illuminare e trasformare noi stessi se nasce dentro di noi, la luce del bene che vince il male, dell'amore che supera l'odio, della vita che sconfigge la morte. E l'esperienza di Giuseppe è l'esempio di Lucia. Si richiamano i silenzi di Lucia, la nostra santa patrona, alla sua preghiera nel buio e nel silenzio delle catacombe, al silenzio dei suoi pensieri, quando scelse di dedicare la sua vita al Vangelo, ai poveri, ai bisognosi, non dimenticando i suoi doveri di figlia, di amorevole assistenza alla madre ammalata. E alla preghiera, ai precetti cristiani, bisogna far seguire l'azione concreta e attiva dell'impegno verso il prossimo, verso chi ci sta accanto, senza scoraggiarsi. Come Giuseppe, che non si scoraggiò per gli accadimenti della sua vita e di fronte ai progetti divini.
come Lucia, che affrontò la sua testimonianza cristiana, il suo martirio, nella consapevolezza della verità e del servizio al Vangelo. Ecco l'esempio di Giuseppe e di Lucia, due figure presenti nella vita e nella storia della Chiesa, presenti nel cammino della nostra comunità dai tempi di Malpasso, dove anche in quei luoghi esisteva un quartiere denominato San Giuseppe e dove la devozione a Santa Lucia si era diffusa già dall'VIII secolo con San Leone il Taumaturgo, vescovo di Catania, e sviluppatasi con la regina Eleonora d'Angiò, poi con i padri carmelitani, per arrivare al 1636, quando Santa Lucia fu eletta santa patrona del paese. I nostri problemi quotidiani, siamo venuti per onorarti, per fare memoria del tuo martirio, della tua verginità, della tua santità. Abbiamo seguito l'esempio dei nostri padri, ciò che ci hanno insegnato. A te rivolgiamo la nostra preghiera, sicuri che ci accoglierai per presentare a Dio Padre la nostra umanità, così provata in questi tempi tristi. Santa Lucia del 30 novembre, che col suono della tua campana ci hai chiamati, e noi siamo venuti a cantare le viva dei nostri padri. Santa Lucia del 12 dicembre, che riscaldi il nostro cuore accogliendoci così come siamo, inzaccherati e infreddoliti per le nottate trascorse nel carro. Santa Lucia del 13 dicembre, che passi davanti le nostre case spalancate mentre l'animo nostro è sempre più chiuso alla carità. Santa Lucia del 20 dicembre, che ti porti dentro la cameretta le preghiere e i sospiri della povera gente, pensando che domani è già Natale, con i suoni delle ciambelle del Dio bambino fatto parola, che hai conosciuto nel blu delle catacombe, di questa terra che aspetta da te un raggio di luce. Santa Lucia della luce, illumina le nostre menti, rendici un cuore di fanciulli, rallegra la nostra solitudine e le nostre giornate sempre più tristi. Cittadini, viva Santa Lucia!